hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Siamo con il dottore Lopiparo per parlare delle ultime novità sul risparmio energetico. La cosiddetta detrazione del 55% è stata introdotta nel 2007 e successivamente prorogata negli anni 2008 e fino al 2011 adesso. Di che cosa si tratta? Si tratta della possibilità di portare in detrazione, quindi dalla propria dichiarazione dei redditi, il 55% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, così come vengono definiti appunto dal legislatore. Di che cosa si tratta più nel dettaglio? Si tratta della sostituzione di infissi e di strutture opache verticali ed orizzontali, quindi le pavimentazioni, ecco per intenderci, la sostituzione delle caldaie, quindi degli impianti di climatizzazione con delle caldaie a condensazione e la possibilità di installare dei pannelli solari per la produzione di acqua calda. Un'altra categoria agevolabile è quella che viceversa riguarda la riqualificazione globale degli edifici. È ovviamente un'ipotesi, diciamo così, piuttosto residuale rispetto a quelle che più comunemente vengono ad essere affrontate. C'è una somma limite entro cui si può usufruire di questa detrazione del 55%? Sì, a seconda della tipologia di interventi sono previsti dei limiti, dei tetti di spesa differenziati. Se l'intervento riguarda la sostituzione delle caldaie con quelle a condensazione, parliamo di 30.000 euro di somma su cui calcolare la detrazione del 55%. Per quanto concerne gli interventi di sostituzione degli infissi e delle pareti esterne, oppure ancora per quello che riguarda l'installazione dei pannelli solari, il limite di detrazione è di 60.000 euro, limite che sale a 100.000 euro nel caso di riqualificazione globale di edifici esistenti. Questa detrazione è prevista soltanto per i privati o anche per le imprese? No, questa è una detrazione che riguarda sia i privati, sia gli immobili di proprietà o comunque detenuti in base ad diritti reali dalle imprese. È necessario trattenere una documentazione particolare per usufruire di questa detrazione del 55%? Sì, è opportuno innanzitutto farsi rilasciare la prevista attestazione da ingegneri, architetti, quindi da professionisti abilitati nei casi in cui è previsto, o comunque trattenere l'attestazione energetica rilasciata dalla società che effettua materialmente questi interventi. Naturalmente devono essere conservate anche le copie dei bonifici con cui sono stati effettuati i pagamenti e le ricevute di presentazione in via telematica o la raccomandata che viene effettuata all'Enea o all'Agenzia delle Entrate, il cui modello sta per essere predisposto e quindi mandato in distribuzione.